Nona edizione della Festa della Cipolla qui a San Pietro Altanagro. Presidente della Proloco, ci aiuta a ripercorrere queste tappe salienti della gastronomia sanpietrese? Ma a parte la gastronomia, è stata proprio la riscoperta di questo ortaggio. Ci abbiamo messo diversi anni proprio per arrivare all'origine della piantina. Ci siamo arrivati, così c'è nata questa idea di fare questa sagra, per valorizzare tutto questo prodotto che i nostri avi, i nostri nonni e genitori l'hanno usato come merce di scambio. Quindi per noi era una rendita, cioè, a livello locale, e dopo si era persa questo ortaggio, diciamo così, mentre noi abbiamo riscoperto. Ma una cosa che noi ci ha colpito tanto è che i ragazzini, ultimi anni, a tutti piace la cipolla, mentre qualche tempo prima tutti quanti, anche le persone adulte, nessuno, cioè, la schivavano, diciamo così. E noi siamo orgogliosi anche di questo, diciamo che questo ortaggio innanzitutto lo facciamo conoscere, perché c'è una sinergia tra la piantina nel nostro terreno, che è un ortaggio talmente dolce, talmente gustoso, e poi ha delle qualità anche salutari che ci hanno fatto degli esperti, e quindi siamo orgogliosi di questo. Quali sono le pietanze che offrite ai turisti? Ma le pietanze sono molto variate, così abbiamo riscoperto anche delle antiche ricette, così quando la pasta e ceci, più o meno come si faceva tempo addietro, con la pasta fatta in casa, i ceci fatti nel nostro terreno. Cioè, tutti i prodotti che noi stiamo offrendo nel nostro sala, tutti i prodotti locali fatti nel nostro territorio, da un gruppo di ragazzi e dei nostri genitori. Quindi abbiamo la pasta e ceci, abbiamo il soffritto, che parecchia gente viene solamente per il soffritto. Siamo nel retroscena di uno dei piatti forti di questa nona edizione della cipolla qui a San Pietro Altanagro. Ci racconta qualcosa di questo piatto? Ma è un piatto tipico di San Pietro. E sta andando per la maggior parte, ecco. Possiamo avere qualche dritta su quella che è la ricetta segreta? No, non esiste, perché ogni anno facciamo sempre la stessa ricetta, è per quello che va sempre forte questa cipolla, capito? Siamo nella parte dolce di questa nona edizione della Festa della Cipolla. Signora, che cosa sta preparando? Le zeppole. Ci svela un attimino come le preparate e soprattutto quante quantità riuscite a distribuire in una serata? È sulle 350-400 zeppole, dipende dall'affluenza che c'è. E poi gli ingredienti: farina, zucchero, liquore, uova, margarina, lievito. Ci presenta i piatti forti di questa nona edizione della Festa della Cipolla? Sì, beh, veramente quest'anno abbiamo un attimino stravolto un poco il nostro menù. Partiamo da una sorpresa che è nel nostro menù, che sono questi cipollotti ripieni, che sono a base di cipolla. Il ripieno è fatto con la ricotta e il pecorino. Poi abbiamo le classiche patate arraganate, che era un piatto antico di San Pietro Altanagro, fatto semplicemente con delle patate e cipolle, poi alla fine messe in forno arraganate appunto con l'origano e il pecorino. Poi abbiamo la zuppetta di ceci, che magari troverete più avanti, e anche i primi piatti, che abbiamo l'agano e ceci. Che cosa bolle in pentola invece in questo angolo di Festa della Cipolla? Qui bollano ceci per la nostra tradizione, ceci con crema di cipolle, e in più le lascio spazio alla mia collega. Allora, questa zuppetta è fatta in un panino svuotato e con la mollica che è stata tostata, condita con olio, e i ceci vengono messi all'interno di questo panino, condecorato con delle salsicce e basilico fresco, olio extravergine di oliva, in più il rosmarino per dare un tocco di verde per la prosperità. Assessore Pagliarulo, il comune di San Pietro Altanagro, vicino a questa edizione dedicata alla Festa della Cipolla. Da 9 anni sì, l'amministrazione comunale di San Pietro Altanagro, in sinergia proprio con la Proloco di San Pietro Altanagro, cerca di sviluppare questo prodotto e di portarlo avanti, ringraziando ovviamente la Proloco, perché la Proloco è stata l'ideatrice di questo momento particolare del 14 e 15 agosto, un momento particolare che quest'anno festeggia la sua nona edizione, un momento particolare anche perché
quest'anno i piatti sono ancora più, diciamo, più prelibati rispetto a quelli dell'anno scorso, piatti ai quali sono state aggiunte altre prelibatezze proprio legate all'ortaggio cipolla, come ad esempio la cipolla ripiena con ricotta. È realmente qualcosa di eccezionale che porta lustro a questo nostro paese. È un legame ormai inscindibile quello che lega la cipolla, diciamo, la cipolla di San Pietro al comune di San Pietro e quindi alla Prologo di San Pietro. Un momento particolare perché è un momento in cui questa saga tende a far crescere questo territorio, tende a far crescere il comune di San Pietro Altanagro, tende a dare una visibilità che il comune, diciamo, in un primo momento non aveva e che invece con agganciata a questa tradizione sta cercando, diciamo, di portare fuori il nome di San Pietro Altanagro con un argomento che è quello dell'enogastronomia molto importante. Un prodotto d'eccellenza quindi su cui puntate molto per il futuro? Sì, si punta molto sul prodotto cipolla e non solo effettivamente, perché il comune sta cercando, diciamo, di dare un impulso insieme alla Proloco anche ad altri prodotti del territorio come il cicici di San Pietro Altanagro, l'olio di San Pietro Altanagro. Oggi c'è uno stand all'interno del quale ci sono delle marmellate prodotte da un agricoltore di San Pietro Altanagro, marmellate prodotte appunto con frutti di questo paese. E nulla, il comune insieme alla Proloco sta cercando di dare una mano in questo senso. Speriamo che la gente riesce, diciamo, a recepire questo input che il comune tende a dare per farlo suo e per appunto investire nell'agricoltura e mi sento anche di dire investite in agricoltura, perché il comune può dare un apporto e può darvi una mano.